Oggi vediamo assieme come fare questo cardigan. È fatto col metodo Contiguos, ormai mi sono innamorata di questo metodo, mi piace tantissimo e devo dire che ha una vestibilità perfetta perché si può regolare bene sulla propria taglia e insomma io lo trovo perfetto, bellissimo, potete fare qualsiasi misura, la scollatura, nel precedente video avevo fatto la scollatura V, quella abbiamo fatta rotonda e viene molto bene. Ora ve lo faccio vedere magari qualche particolare, io l'ho voluto lasciare con pochi bottoni perché è estivo, è in viscoso e quindi se rimane un pochino più aperto, insomma è meglio, a me piace di più. Ho unito assieme due filati, guardiamo se si riesce a vedere, ecco adesso vedete, è un filato di viscosa tutto sfumato in colori dal beige al marrone all'azzurro al turchese e ho aggiunto un filo di, così dovrebbe essere bene a fuoco, un filo di lurex azzurro. Visto al sole ha una lucentezza che è proprio unica perché sia la viscosa che il lurex brillano. Allora questa è la spalla, vedete il metodo Contiguos, questa è la manica con gli aumenti qui laterali e poi giù, non ha una cucitura come un top down, quindi non ha nessuna cucitura né sotto nemmeno nella manica. Lago non lo adoperate tranne che per cucire i bottoni e niente, vi faccio vedere, allora lo facciamo assieme passo passo come realizzare questo modello. Incominciamo questo Contiguos. Il Contiguos poi diciamo che è sempre tutto molto, molto simile, fatto uno, fatti tutti, però generalmente col Contiguos si fanno lavori più che altro con lo scollo a V, mentre invece con questo io vorrei farvi vedere come fare uno scollo rotondo. A giro collo leggermente un pochino più ampio perché faccio un cardigan estivo, difatti uso una viscosa unita a un filo di lurex. Ora lo vedete leggermente ondeggiante perché ho fatto il campioncino che stupidamente ho disfatto perché altrimenti vi avrei fatto vedere come riesce. Uso i ferri del numero 7, sebbene il filo potrebbe reggere benissimo il 6, però voglio farlo un pochino più grande perché essendo appunto estivo preferisco che dia un po' più l'idea della leggerezza, non dico trasparenza ma della leggerezza. I punti che dovete montare li ricavate prendendo le misure del collo dietro. Voi posizionatevi più o meno alla base del collo all'altezza delle orecchie, cioè da orecchio qui c'è il viso, qui ci sono le vostre orecchie e questo è il collo dietro. Voi vi posizionate alla base delle orecchie e prendete questa misura, poi fate il campioncino, rapportate i centimetri col campioncino e stabilite quanti punti montare. Oltre questi punti che avete appunto ricavato dai vostri conteggi, aumentate 3 punti per parte, perché 2 punti per parte saranno quelli che formano la costina da dove poi nasce la vostra spalla e un punto per parte è il vostro punto di vivagno. Montate questi punti che avete appunto conteggiato con un filato di colore diverso e fate un giro di diritto. Una volta fatto il giro di diritto, con il vostro filato giusto, corretto, fate un giro di rovescio. Per cui adesso sui punti montati, i miei sono 33, su questi 33 punti io vado a fare un giro di rovescio. Ricordatevi, l'avrete già visto negli altri miei video, io vi faccio sempre fare un giro in più che in pratica non serve niente con il colore contrastante perché quando poi abbiamo finito il lavoro e andiamo a fare il bordo non dovete disfare i punti a uno per uno ma basta tirare il filo e vengono via da soli. Quindi se vi dimenticaste di fare un giro in più con il colore contrastante non vi preoccupate perché non succede niente. L'importante è che iniziate con il primo giro col ferro esatto a rovescio. Passiamo al secondo giro.
primo punto di vivagno, secondo punto facciamo un aumento sul secondo punto, terzo punto a diritto, sul quarto punto rifacciamo l'aumento. Questi due punti che rimangono tra gli aumenti sono quelli che determinano la colonnina per la nostra spalla. Adesso abbiamo detto che sono quattro punti, dobbiamo lavorare tutti i punti sino a lasciare gli ultimi quattro. Perdo il filo, eccole, così. Lavoriamo tutti i nostri punti, anzi lasciamone 5 così perché sul quintultimo dobbiamo andare a fare l'aumento. Il filo che non viene si è incastrato, ecco. Così. Lavoriamo tutto il nostro fino in fondo. Scorrono un po' poco questi ferri, è una plastica che un po', vedete, non è proprio dura, è un po' molle e i punti non scorrono molto, dovrò probabilmente cambiare ferri. Va bene, comunque, ora andiamo avanti, non sto a far perdere tempo a voi. Abbiamo detto 5 punti, quindi 2, 4, 5, ne lavoriamo ancora 2, 1 e 2. Abbiamo gli ultimi 5 punti. Sul quintultimo punto facciamo l'aumento. Lavoriamo un punto a diritto. Sul punto seguente rifacciamo l'aumento. E lavoriamo gli ultimi 2 punti. Così anche a fine giro, come inizio, vi ricordate abbiamo 2 punti, un aumento, 2 punti, un aumento. Anche a fine giro avremo 2 punti, un aumento, gli altri 2 punti e un aumento. Non so se si vede, questo è l'aumento, questo è l'aumento. Qui abbiamo di nuovo l'aumento, i 2 punti, scusate, ecco, e qui c'è l'altro aumento. Ferro di ritorno, tutto a rovescio. Siamo al quarto giro. Consideriamo il quarto perché il primo l'avevamo fatto tutto a rovescio, quindi contiamo i giri effettivi, questo sarebbe il quarto. Il primo a rovescio, poi diritto con gli aumenti, il terzo di nuovo a rovescio. Adesso siamo sul quarto e facciamo di nuovo gli aumenti. Allora, sempre il primo di vivagno, ne avevamo fatto uno, questa volta dobbiamo farne due. Dobbiamo aumentare sempre di un punto, perché l'aumento che noi andiamo a fare deve essere sempre ai lati di questi due punti, quei due punti che vi avevo detto che determinano poi la nostra spalla. Quindi vedete, un aumento è stato fatto qui, allora noi lavoriamo l'aumento che abbiamo appena fatto e su quel punto andiamo a fare un altro aumento. Lavoriamo un punto diritto, sul secondo punto diritto andiamo a fare il nostro secondo aumento, in modo che, come facciamo ancora un punto 2 così si vede meglio, ecco, così gli aumenti, vediamo se si riescono a vedere bene, vedete gli aumenti rimangono ai lati, questi sono i due punti centrali e gli aumenti ne rimane uno lì e uno lì, uno lì e uno lì, cioè sempre ai lati di questi due punti. Adesso andiamo avanti sino ad arrivare all'aumento che abbiamo fatto da questa parte, cioè sempre sul, sarà il sest'ultimo, non più il quint'ultimo, perché anche qui abbiamo fatto un aumento. Comunque voi arrivate fin dove avete fatto l'aumento e sul punto dell'aumento vi fermate, o meglio, su quel punto andiamo a fare il nostro prossimo aumento. Questi sono aumenti che chiameremo a diritto ritorto, perché poi nel corso del lavoro dovremo andare a fare altri aumenti che chiameremo intercalari. Quindi questi aumenti che abbiamo fatto sin adesso si chiamano aumenti a diritto ritorto. Arriviamo agli ultimi punti. Poi ne facciamo ancora uno, poi insomma potete
proseguire da sole. Io naturalmente uso sempre filati dove è difficile riuscire a vedere bene, ma spero, avvicinandomi bene, che voi riusciate a... Ecco, allora lavoriamo. Questo è il punto dove abbiamo fatto l'aumento nel corso del secondo ferro. Quindi su questo punto noi lo lavoriamo e facciamo l'aumento a diritto ritorto. Lavoriamo un diritto, sul secondo diritto facciamo di nuovo un aumento a diritto ritorto. Così che anche da questa parte rimane l'aumento, i due punti centrali e l'altro aumento. Finiamo i nostri tre punti e lavoriamo il quinto ferro a rovescio. Siamo alla sesta riga, al sesto giro. Ora facciamo ancora questo assieme, poi procedete da sole perché è tutto uguale. Allora facciamo sempre il primo di vivagno. Lavoriamo a diritto sin quando arriviamo al punto dove abbiamo fatto l'aumento, questo. Su questo punto facciamo l'aumento, lavoriamo un punto diritto, sul diritto seguente rifacciamo l'aumento. Lavoriamo a diritto sino al prossimo aumento che troviamo. Facciamo tutto il giro a diritto sino al prossimo aumento. Ecco, siamo arrivati all'aumento seguente, vedete questo? Lo lavoriamo a diritto senza farlo cadere e facciamo il nostro aumento a diritto ritorto. Lavoriamo un diritto, sul diritto seguente facciamo il nostro secondo aumento e finiamo il nostro giro a diritto. Ecco, voi dovete proseguire così, lavorando il rovescio così come lo trovate, senza fare niente. Sul diritto bisogna fare questi quattro aumenti. Se voi adesso guardate, vedete che questi due punti, che come vi dicevo prima determinano la spalla, si incominciano a vedere bene, perché ai lati noi avremo i nostri tre aumenti. 1, 2 e quello appena fatto. 1, 2 e quello appena fatto. Sia a inizio ferro che a fine ferro. Vedete questi due punti delimitati dagli aumenti. Adesso voi dovete proseguire lavorando così sino a raggiungere all'altezza non dei punti che aumentate, ma all'altezza dei due punti, di questi due punti che ci continuiamo a portare dietro. Quindi da questi due punti agli altri due punti dovete avere la larghezza delle vostre spalle, cioè da qui non considerate i punti che ci sono prima, punti e aumenti, quelli che erano due che poi sono diventati adesso cinque, questi non li considerate, non considerate quelli che vengono dopo i due punti, cioè aumenti e punti iniziale, ma considerate solo questa misura, cioè dai due punti che noi ci portiamo dietro dall'inizio, sia a destra che a sinistra, da una parte all'altra, qui dovete avere la misura delle vostre spalle, cioè da lì a lì. Questa deve essere, andate avanti a fare aumenti sino a quando non raggiungete la larghezza, scusate, la larghezza delle vostre spalle. La misura delle spalle deve essere perfetta, perché questa è una manica a giro, per cui non aumentate centimetri, non pensate, cioè dovete avere la misura precisa. Siccome il lavoro è tutto di pezzo, tende piuttosto ad allargarsi che non a restringersi, per cui se siete indecisi di mezzo centimetro, è meglio un mezzo centimetro in meno che non un mezzo centimetro in più. Quindi, ricapitolando, vi misurate le vostre spalle con un centimetro o su una maglia che vi viene perfetta, quei centimetri che voi raggiungete generalmente sono intorno ai 38 centimetri, 37, 39, dipende dalla larghezza delle vostre spalle, deve essere esattamente la misura che va da qui a qui, fino a quando non l'avete raggiunta. Quando avete raggiunto quella misura, vediamo come proseguire. A quel punto iniziamo a unire le maniche, ad aumentare le maniche. Nel frattempo, mentre voi aumentate, vi andate a formare anche la parte del davanti, perché i punti aumentati che vengono prima dei due nostri due punti
e quelli che vengono dopo, i nostri due punti che determinano la spalla, vanno a formarvi i due davanti. Per cui prima di arrivare, ma comunque lo vediamo assieme, prima di arrivare alla fine, alla larghezza totale delle maniche, potremmo, ora vediamo un attimino come la misura, potremmo iniziare a fare il nostro girocollo. Per ora proseguite così. Allora, ho fatto circa 9 cm, vedete, di lavoro. Quindi direi che per iniziare il girocollo potremmo essere già pronte. In obliquo qui addirittura diventano 10. Però non ho ancora raggiunto la misura della spalla, cioè dalle due costine, dalla costina di destra dei due punti, questi due punti, vedete? Qui si vedono bene. A questa, alla costina di sinistra, che poi indossato sarebbe il contrario, ora parliamo di quello che vediamo a video, non ho ancora raggiunto la misura, la larghezza delle mie spalle, però come girocollo direi che possiamo iniziare ad aumentare. Per cui come facciamo? Aumentiamo sia a inizio ferro che a fine ferro, sempre all'interno dei primi e ultimi tre punti. Non aumentate mai prima, perché altrimenti quando poi dovremo andare a riprendere i punti per fare il bordo avremo difficoltà. Per cui noi lavoriamo i primi due punti, primo di vivagno, il secondo lo lavoriamo normale, sul terzo facciamo un aumento a diritto ritorto. E questo lavoro lo facciamo sia a inizio ferro che a fine ferro. Adesso continuando, naturalmente, vedete, continuando a fare gli aumenti per le spalle, se anche voi come me non avete raggiunto la larghezza delle vostre spalle. Quindi qui facciamo un aumento, facciamo i due punti, cioè un punto diritto, e sul secondo diritto facciamo l'aumento come abbiamo fatto sino adesso. E questo, arriviamo a fine ferro e poi facciamo l'aumento anche da questa parte. Volevo farvi vedere, vedete, per misurare, quando voi arrivate così all'altezza delle spalle, piegate, ecco così, piegate il ferro, allargate sino ad arrivare all'altra, ora va bene, è un po' malmesso, ma comunque il principio è quello, sino ad arrivare agli altri due punti, quindi da qui a questi due, vi misurate e vedete se quella è la larghezza delle vostre spalle. Adesso finiamo, arriviamo in fondo giro e vi faccio vedere l'altro aumento qua. Eccoci a fine ferro, vi ho detto che gli aumenti dobbiamo farli all'interno dei primi e ultimi tre punti, per cui vuol dire che l'aumento deve rimanere tra il terzo ultimo e il quart'ultimo punto. Quindi arrivati al quart'ultimo punto, fate come facciamo per la spalla. Sul quart'ultimo punto fate l'aumento e poi lavorate gli ultimi tre punti. Sul rovescio non fate aumenti, li rifate sul diritto per tre volte. Quindi voi dovrete aumentare tre punti a inizio ferro, tre punti a fine ferro sul diritto del lavoro. Contemporaneamente però tenete controllata la misura delle spalle, perché lavorando con i ferri del numero 7, 6 giri sono parecchi e corrispondono a 12 punti di aumento, quindi insomma 12, vabbè, per il davanti e per il dietro sarebbero 6 punti con questi ferri, 2, 4, 6, insomma non sono pochi, saranno almeno 3 cm, esatto. Anche 3 cm e mezzo, quindi tenete controllata, mentre fate questi aumenti, tenete sempre controllata la larghezza delle vostre spalle. Io credo che ne farò ancora uno e poi non ne farò più. Ci vediamo poi per proseguire, vedere come fare come proseguire, diciamo, il girocollo. Ecco, come vi dicevo, vedete, ho fatto solo due aumenti, perché adesso devo fare il terzo, perché questi dobbiamo farli, però ho raggiunto la misura delle mie spalle. Quindi, contemporaneamente agli aumenti, quando avete raggiunto la misura delle spalle, dovete iniziare, diciamo così, improntare la manica. Improntare la manica.
Adesso noi abbiamo fatto, cerco di spiegarmi nel modo più semplice possibile, ma comunque poi lo vediamo. Noi sin adesso abbiamo tenuto conto di questi due punti che, come vi dicevo, determinano la spalla, e gli aumenti li abbiamo fatti all'esterno di questi due punti. Cioè i punti che aumentavano erano prima e dopo i due punti della spalla. Adesso dobbiamo andare a iniziare la spalla e gli aumenti dovranno, e questi due punti dovranno aumentare sempre, mentre qui rimanevano sempre due e i punti aumentavano ai lati. Adesso dobbiamo sempre aumentare ai lati, ma dobbiamo aumentarli all'interno dei due. Lo facciamo assieme perché altrimenti mi spiego male e faccio confusione. Allora, adesso intanto iniziamo, facciamo il collo. Il primo punto a vivagno e aumentiamo il terzo punto che dobbiamo aumentare sempre all'interno dei tre punti. Quindi vivagno, un punto, sul terzo punto facciamo l'aumento. Adesso ci andiamo a posizionare prima dell'aumento che abbiamo fatto per la spalla, prima dell'ultimo aumento della spalla. Arriviamo adagio adagio. Cioè è semplice da fare, più semplice farsi che dirsi, però dobbiamo, ma lo vediamo due o tre volte assieme. Allora, qui siamo arrivati, ecco, vedete? Questo è l'ultimo aumento che abbiamo fatto qui dalle due righe della spalla. Allora, se voi fate il lavoro con i ferri grandi come ho fatto io, vi servono quattro punti, poi vi spiego quali sono questi quattro punti. Se invece lo fate con dei ferri del 4, 4 e mezzo, allora punti centrali ve ne servono 6. Questi punti servono, sono l'inizio della vostra manica, che poi dovranno andare ad aumentare sia da una parte che dall'altra. Sin adesso noi l'aumento l'abbiamo fatto dopo, tra l'aumento e i due punti. Adesso dobbiamo invece andarlo a fare prima dell'aumento iniziale e dopo l'aumento finale. Cioè i punti che vi trovate tra un aumento e l'altro sino adesso erano sempre 2, d'ora in poi dovranno aumentare sempre di 2. Per cui consideriamo che noi partiamo dalla manica con questi 4 punti. Ripeto, se fate il lavoro con dei ferri più piccoli i punti devono essere 6. Se invece lo fate con dei ferri grandi devono essere 4. Quindi, considerato che noi l'aumento lo dobbiamo andare a fare prima dell'aumento della spalla, allora dobbiamo prendere l'ultimo punto prima dell'aumento e su questo punto facciamo l'aumento. Lavoriamo poi l'aumento del giro precedente, i due punti della costina della spalla e sull'ultimo aumento facciamo un altro aumento. Quindi lavoriamo a diritto e facciamo l'aumento. Praticamente, mentre qui i punti della schiena aumentavano ogni diritto, adesso i punti che determinano la schiena non devono più aumentare. L'ultimo aumento che avete fatto, il penultimo, perché uno è rimasto nei quattro punti, il penultimo aumento che avete fatto vi deve determinare la larghezza della vostra manica. Lo facciamo, lo vediamo assieme anche dall'altra parte. Arrivate sino all'aumento della spalla di sinistra. Eccoci alla spalla di sinistra. Allora, l'ultimo aumento, le due costine. Aumento da una parte, aumento dall'altra. Il punto precedente, il primo aumento, andiamo a utilizzarlo per fare il primo aumento per la nostra manica. Quindi lavoriamo il punto prima dell'aumento e su questo facciamo un aumento a diritto ritorto. Lavoriamo l'aumento del giro precedente. Lavoriamo i due diritti, 1 e 1, 2. Sul secondo aumento che abbiamo fatto dopo i due punti della costina, su questo punto andiamo a fare il secondo aumento. Quindi vedete che adesso, scusate che ho perso un filo, ecco,
Vedete che adesso tra un aumento e l'altro ci saranno 4 punti. Non ce ne sono più 2, ma sono 4. Il prossimo giro diventeranno 6, il prossimo diritto diventeranno 6, poi 8 e così via, perché questa vi determina la larghezza della vostra manica. Adesso finiamo il giro sul quart'ultimo punto, facciamo l'ultimo aumento del giro collo, o meglio l'ultimo dei 3 aumenti, quindi fate l'ultimo aumento, facciamo il rovescio e poi il prossimo giro lo rifacciamo assieme, perché cambierà qualcosa negli aumenti del collo e rivediamo assieme la nostra spalla, o meglio la nostra manica. Allora abbiamo finito i 3 aumenti che avevamo detto, 1, 2 e 3. Si vedono bene, no? 1, 2, 3. Adesso dobbiamo continuare ad aumentare, però dobbiamo dare un pochino più di giro. Questo è servito appena appena per accennare il giro, adesso dobbiamo aumentarlo. Quindi faremo un giro con 2 aumenti e un altro giro con 3 aumenti. Ora vi faccio vedere come farli, poi facciamo sia i 2 che i 3. Vabbè, poi vediamo, dopo i 3 vediamo. Allora, gli aumenti li andiamo a fare così. Cioè prendiamo il primo punto, lo lavoriamo e lo mettiamo sul ferro e abbiamo aumentato un punto. Riprendiamo questo punto, lo rilavoriamo e lo mettiamo sul ferro e abbiamo aumentato 2 punti. Ora questi punti li lavoriamo tranquillamente a diritto. Io li prendo a diritto ritorto, così rimangono un pochino più stretti. E prendete a diritto ritorto anche il primo punto, che questo è il punto che già c'era, era uno dei primi 3 punti del giro precedente, perché vedete che rimane molto largo. Allora io tendo, generalmente lavoro a diritto ritorto anche questo, mentre invece tutti gli altri li lavoriamo a diritto. Qui naturalmente non facciamo più nessun aumento perché ne abbiamo già fatti 2 qua. Adesso andiamo avanti sino alla manica, così vediamo assieme anche il pezzettino della manica. Poi a fine giro vi faccio vedere di nuovo come aumentare gli altri 2 punti. Ora sono pochi. Questo è un pezzo un pochino complicato che bisogna seguire adagio adagio. Diventerà lunghissimo questo video come tutti i miei video. Ecco, adesso vedete, siamo arrivati all'aumento, qui c'è l'aumento. Io non mi aiuto mai con i marcatori perché mi fanno confusione. Se per voi è più semplice mettere marcatori, metteteli, però se, diciamo così, imparate a vedere il lavoro, poi non avrete bisogno dei marcatori, perché il lavoro lo vedete voi e non è il marcatore che vi segnala dove dovete andare a lavorare. Allora qui abbiamo l'aumento precedente e l'aumento, l'ultimo che abbiamo fatto. Noi abbiamo detto che adesso l'aumento dobbiamo andarla a fare prima dell'aumento precedente e dopo l'aumento seguente. Quindi se dobbiamo fare l'aumento prima di quello che abbiamo fatto nel giro precedente, dobbiamo andarla a fare sul punto che precede l'aumento. Quindi questo è il punto, questo è l'aumento, questo è il punto che precede l'aumento e qui andremo a fare un altro aumento. Così la vostra manica si allargherà, perché prima abbiamo detto ne avevamo 4, poi 6, adesso ne avremo 1 che l'abbiamo aumentato, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che è l'aumento che avevamo fatto prima e su questo aumento andiamo a fare il nostro 8° punto. Per cui tra il davanti, è andato via il sole, avete visto che la luce è cambiata, tra il davanti che è determinato da questa riga e il dietro che è determinato da questa riga, noi andiamo ad aumentare i punti e ne avremo 2, 4, 6, 8. E la vostra manica che parte dalla spalla adagio adagio si allargherà. Adesso arriviamo, facciamo tutto il dietro e arriviamo di nuovo all'altra manica, così lo rivediamo ancora una volta assieme. Siamo di nuovo arrivati alla manica, il punto prima dell'aumento precedente, quindi sul punto prima andiamo a fare un aumento. Lavoreremo, e ho perso il filo, ecco, a diritto. Su questo punto andiamo a fare l'aumento a diritto ritorto, lavoriamo i punti che vanno
dall'aumento che abbiamo appena fatto sino all'aumento seguente, che erano 6 più 7 di un aumento, siamo sul sesto punto, quello, vedete, dove abbiamo fatto l'aumento. Su questo punto noi facciamo l'aumento e i nostri punti, se andate a contare, sono aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Siamo partiti da 4, poi sono diventate 6, adesso sono diventati 8. E così andiamo avanti, si è imbrogliato il filo, andiamo avanti sino a quando non avremo la larghezza della nostra manica. Però quando arriviamo in prossimità del sottascelle, ma vi farò vedere, aumenteremo un pochino più punti per dare un po' di scalfo manica alla nostra manica. Adesso arriviamo in fondo al giro e vi faccio vedere come aumentare di nuovo i due punti a fine ferro, così come abbiamo fatto a inizio ferro, che poi anche in questo caso non si aumenteranno a fine ferro, ma si aumenteranno a inizio del rovescio. Quindi qui non facciamo nessun aumento sugli ultimi tre punti, perché li abbiamo già, sentite un'ambulanza, li abbiamo già esauriti i tre che dovevamo fare. Finiamo il nostro giro così, ci portiamo sul rovescio del lavoro a inizio ferro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Li lavoriamo a diritto, non preoccupiamoci se siamo sul rovescio, intanto è ininfluente. Allora prendiamo a diritto il primo punto, non lo facciamo cadere, lo lavoriamo, non lo facciamo cadere e lo mettiamo sul ferro. Prendiamo a diritto il punto che abbiamo appena aumentato, lo lavoriamo a diritto e lo rimettiamo sul ferro. Adesso dobbiamo invece lavorarli a rovescio, il primo naturalmente, no? Anche questi li lavoriamo a rovescio ritorto, cioè andiamo a prendere sul dietro, a lavorare sul dietro il nostro punto. Spero si veda. Allora, il nostro punto lo andiamo a prendere e lo lavoriamo a rovescio ritorto. Non riesco a farlo vedere bene, scusatemi solo un attimo che cerco di avvicinarmi un po'. Allora, abbiamo detto il primo, questo è il secondo punto che prendiamo, vedete, sul dietro e lo lavoriamo così dal dietro verso il davanti a rovescio ritorto. È un po', essendo un po' stretto il punto, si fa fatica a farlo e anche a farvelo vedere. Ecco, magari qui si vede meglio. Questo è il primo punto dei tre che avevamo lavorato, diciamo il nostro vecchio vivagno, e anche qui facciamo la stessa cosa, andiamo a prenderlo sul rovescio così, lo prendiamo dal dietro così, e ho preso solo un filo, mi sembra, no, tutti e due, ecco, così non ci siamo ancora, e lo lavoriamo a rovescio. Il rovescio lo fate tutto senza aumenti, senza niente. Quando siete sul diritto, il prossimo giro, anziché aumentare due punti, ne aumentate tre con lo stesso sistema. Quindi in tutto, dopo aver aumentato i tre punti del prossimo giro, noi avremo aumentato tre punti per parte, uno per volta e sono 6. Due punti per parte sono 4, quindi 10. Tre punti per parte sono 6, quindi 16. Avremo 16 punti in più sul nostro ferro, 8 nel davanti destro e 8 nel davanti sinistro. Facciamo questo e poi vediamo come procedere. Ecco, come vedete, il nostro collo comincia ad arrotondarsi, ad allargarsi. Ora magari non è molto, scusate, mi sposto un pochino perché ecco la difficoltà, così non è molto pronunciato, però incomincia, perché insomma praticamente da qui abbiamo aumentato tutti questi punti, quindi cominciamo a dare un po' di rotondità al nostro collo. I punti del davanti devono corrispondere alla di ogni davanti devono corrispondere almeno alla metà del nostro dietro. Io nel dietro ho 49 punti, consideriamoli pari, quindi 50. Bisogna che ogni mio davanti sia almeno 25 punti. Dico almeno perché mentre la schiena cade giù diritta, a meno che magari uno non abbia un po' di incurvatura della schiena,
e il davanti deve essere più grande perché un po' di seno, chi più chi meno, un po' di seno l'abbiamo tutti, per cui il davanti deve essere un pochino più grande. Abbiamo detto se il dietro è di 50, il davanti deve essere almeno 25, ma un pochino più grande io considererei almeno di arrivare a 28-29 punti, anche perché quando poi noi finiremo il nostro cardigan dovremo andare a fare un bordino tutto intorno, quindi già 2 punti spariscono. Quindi se ne mettiamo 28 diventano in pratica 26, sì che ci facciamo il bordino, ma il bordino poi se lo allacciate deve essere accavallato, quindi perde un po' di ampiezza. Di conseguenza, mi ripeto, almeno la metà dei punti del dietro, ma è sempre meglio qualcheduno in più. Ora, come spiegazione ci fermiamo qui come prima parte del video, perché poi in seguito vi dirò come fare ad aumentare un po' di punti per dare ampiezza alla misura del torace e anche come aumentare qualche punto, ma 2 o 3 punti il massimo nel dietro, nel caso voi abbiate la schiena un pochino, voi dico voi, ma io ce l'ho, la schiena è un pochino più grassa rispetto alle spalle, cioè la larghezza che noi abbiamo dato alle spalle scendendo potrebbe essere un pochino stretta rispetto a quella che è la larghezza della nostra schiena, perché ci si incurva un pochino o magari si ha un pochino di adipo in più, una cosa o l'altra, quindi potrebbe essere che nella schiena sia necessario fare qualche aumento, quindi sia per il seno che per la schiena passeremo a fare quegli aumenti che inizialmente vi dicevo sono aumenti intercalari e vi spiegherò poi come fare. Quindi adesso concludiamo il video dicendo aumentiamo così come abbiamo fatto per i 2 e per i 3, aumentiamo abbiamo detto allora io nel davanti ne ho 21, arrivo a 28, almeno 7 punti. Ne potete aumentare anche di più, però considerate che all'altezza dello scollo non inizia ancora il nostro seno, quindi a quell'altezza vanno bene giusto quei 3 punti in più. E in seguito poi, come vi ho detto poc'anzi, vediamo come dare un pochino più di larghezza al nostro lavoro. Quindi ancora io ho fatto 21, aumento ancora 7 punti. E poi concludiamo qui la prima parte. Nella seconda parte vi farò vedere tutto quello che vi ho detto adesso. Alla prossima!